Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Longhi Bovetti, agro del comune di Reggio Calabria. Va in onda la seconda categoria per la partita Audax Ravagnese e Melitese. L'arbitro è il signor Marco Amodeo di Reggio Calabria. Le formazioni annunziate: Audax Ravagnese, Galano, Franzé, Fragomeni, Aranitima, Amaddeo, Ba, Romeo, Alampi, Derrat, Ursida, Di Achité. A disposizione del mister Roberto Crea, Aimir, Macheda, Bianchetti, Palmenta, Raso e Battaglia. Polisportiva Melitese, Manti, Nucera, Meduri, Salvatore Pansera, Borruto, Barreca, Costantino, Idà, Candido, Zaccone e Latella. E Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce appunto sulla partita di seconda categoria Calabria, Audax Ravagnese Melitese. È quasi tutto pronto, si attende il fischio d'inizio. È una partita molto importante perché la Melitese è alla ricerca dei punti sicurezza, non dovrebbero esserci problemi per la salvezza senza passare dalla lotteria dei play-out. I padroni di casa con la casacca, diciamo così, canarina, alla sinistra dei nostri teleschermi, le Furie Rosse, invece alla destra, Furie Rosse sta per Melitese. Sono le fasi iniziali, l'approccio e c'è il primo gol, 1-0 per i padroni di casa, un colpo di testa ravvicinato, ma ha fatto tutto, ha perso palla a centrocampo e il merito è di Romeo se i numeri sono giusti, che ha fatto tutto, il suo cross preciso dal fondo, è stato quasi un gioco da ragazzi scodellare il pallone in fondo al sacco, dunque padrone di casa in vantaggio dopo un minuto nel primo tempo. Vedremo ora quale sarà la risposta degli ospiti che sono sotto di un gol a zero. In palio punti importantissimi. E a terra Idà ha subito un calcione non rilevato dall'arbitro. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Che affondano addirittura alla ricerca del gol del KO. Si aiuta come può, cioè con le mani sotto gli occhi dell'arbitro che non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato, pallone che arriva
ha già recuperato la difesa, se ne va in dribbling, si libera di 2-3 avversari. Rimessa laterale affidata a Franzè. Ancora Romeo semina il panico nelle retrovie ospiti. Si rifugia in fallo laterale. Non abbiamo visto se l'autore del gol sia di Akitè. La risposta degli ospiti non c'è stata fino a questo momento, è sempre sotto per una rete a zero la Melitese. Vedremo se mister Tripodi troverà, si inventerà qualche cavallo di Troia, il suo modulo tattico 4-4-2. Ma l'assalto all'arma bianca non c'è stato fino a questo momento. Ora si insinua sul settore di sinistra Zaccone, conquista una rimessa laterale già battuta. Panzera, Zaccone, altra rimessa laterale sempre per gli ospiti, che sono sotto di una rete a zero. Carpisce un buon pallone, cross sotto porta, si trattava di Barrega, accelera i tempi ora la formazione ospite nel tentativo di pervenire al pareggio. C'è un lungo cross, intercetta miracolosamente su Zaccone che si era presentato da solo davanti al portiere. Insiste ancora la Melitese, Barrega, Melitese in avanti, cross sotto porta. Con tutta calma Galano invita i suoi a spostarsi in avanti, quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa da parte di Meduri, aggancia ancora Nucera, Panzera, tunnel, Zaccone, anticipato di un niente. Ancora Nucera. E a terra un giocatore locale, l'arbitro ferma il gioco. Nel frattempo, con un tocco di Bonton, un giocatore della Melitese aveva messo il pallone in fallo laterale per consentire al direttore di gara di andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato, e probabilmente verrà restituito. Così è infatti. Imposta il solito Panzera, l'esterno destro, ancora Panzera, palla
che finisce oltre la trasversale, nulla di fatto. 8 minuti e 26 secondi nel primo tempo al Longhi Bovetti di Valaniti, agro del comune di Reggio Calabria, è sempre 1-0 per i padroni di casa. Gol segnato da Diachite con un colpo di testa da distanza ravvicinata, poi andremo a vedere se la paternità è da assegnare al giocatore menzionato o meno. Nucera allunga verso Ida, aveva fatto fuori il suo diretto avversario, ma poi è intervenuto il difensore esterno, palla in palla laterale all'altezza della tre quarti, ha preso a macinare gioco la Meritese e sta stringendo i tempi nel tentativo di pervenire al pareggio. Gol che è stato segnato, un gol lampo che ha raggelato proprio la formazione della Riviera della Zagara. Non c'è nessuno che si rigiri i pollici . È una partita interpretata senza riverenze e senza timori. Attenzione, è andato vicinissimo al pareggio Zaccone, il suo tiro nello specchio della porta è stato intercettato. Calcio piazzato per gli ospiti. Punizione battuta, grossissima occasione irripetibile per pareggiare, ma Latella non è riuscito a imprimere al pallone la giusta potenza. Deve uscire al limite dell'area, si scatafascia proprio in orizzontale, riesce a sradicare il pallone dai piedi dell'attaccante ospite lanciato a rete. Poi spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, dove il solito Diachite, anticipato però stavolta, contende senza successo questo pallone Barrega. Perde palla Nucera, insiste in avanti la formazione locale, intuisce tutto Borruto, lancio verso Latella, entra in area, perde palla, la conquista Romeo. È stato verificato il perfetto disimpegno di Nicolò Borruto, aveva smarcato Latella solo davanti al portiere.
viene chiamato in causa il portiere e da questi ancora verso Meduri con il suo sinistro, un lancio in avanti verso Latella, attenzione, solo davanti al portiere, Latella va al tiro. È stato lungamente trattenuto, ma l'arbitro non è intervenuto. Latella comunque era andato al tiro e già sono tre o quattro occasioni per lui, solo davanti al portiere. Ancora Nucera verso Zaccone, subisce fallo, Nucera perde palla, a terra un giocatore locale, Barrego opportunamente mette il pallone in palo laterale per consentire all'arbitro di intervenire. Viene chiamato il massaggiatore. Sia pure al rallenti. Arriva con le bottigliette e la magica bomboletta spray che sono all'interno di quella borsetta che vedete, penzoloni. Del massaggiatore. Non dovrebbe essere alcunché, dovrebbe essere sufficiente qualche massaggio, una nuvoletta con la bomboletta spray. Minuti e 45 secondi nel primo tempo, sempre 1-0 a favore dei padroni di casa dell'Audax Ravagnese. Il gioco riprenderà con una rimessa all'altezza della linea centrale del campo. È rovinato addosso al giocatore, non si è aperto l'airbag. Una gara giocata a viso aperto. Nucera, Borruto. Intercetta ancora lui, palla che spiove, ferma con le mani ma per l'arbitro è semplice rimessa laterale. Nucera. Candido Nucera. C'è un lancio verso Zaccone, solo davanti al portiere, porta sguarnita, palla che caracolla, sfiora il montante, nulla di fatto. Invocavano la concessione di un calcio di rigore. Mentre i locali propendevano per una punizione a loro favore, sta di fatto che la Melitese abbia sfiorato il pareggio con Zaccone. Il pallone è scivolato beffardamente accanto al montante di sinistra ed è terminato oltre la linea di fondo. Raccoglie Romeo, intercetta e stavolta guadagna una rimessa laterale. Idà, un difensore esterno di grande tenacia che si è messo in rovina addosso all'attaccante, ma al portiere è concesso tutto.
Intervento arbitrale e fallo laterale, se non punizione. Buona la seconda. 18 minuti e 40, sempre 1-0 per l'Audax Ravagnese. La Melitese ha sfiorato varie volte il pareggio. Rimessa laterale per gli ospiti, già battuta, ancora rimessa laterale per la Melitese. E alla ricerca del bandolo della matassa per rientrare in partita. Candido parte da lontano, ancora Candido, la manovra degli ospiti. Nucera con tutta calma, Meduri, il suo lancio si perde nelle nevi del Parbat, se non nel buco nero della galassia nana. 20 minuti e 25 secondi, 1-0. La Melitese ha avuto almeno 3-4 palle gol per pareggiare, non ha avuto fortuna. Si aiuta come può con un braccio, ma non per l'arbitro. Si può proseguire. Rimessa laterale affidata a Nucera. Meduri, Borruto, il suo lancio. Cerca di incunearsi la Tella, conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. Palla che spiove in aria davanti al portiere, ma lateralmente al suo palo di sinistra, quindi il gioco riprenderà con una semplice rimessa dal fondo campo. Quando sono passati 21 minuti e 45 secondi al Longhi Bovetto in Balanidi, agro del comune di Reggio Calabria, nel campionato di seconda categoria Calabria, è sempre 1-0 per l'Audax Ravagnese nei confronti della Melitese. La paternità del gol l'abbiamo assegnata a Diachite, poi cercheremo conferma. Semina il panico, se ne va, perde palla, spazza Borruto, si gioca negli spazi stretti. Meduri perde palla, la recupera Borruto, ancora Meduri, il suo lancio verso la Tella che desiste, era imprendibile il lancio, nemmeno con il turbo di Usain Bolt avrebbe potuto raggiungere quella palla. Con tutta calma il portiere Manti, ancora Manti,
Il suo lancio. Palla che spiove verso la Tella. Anzi, si trattava di Salvatore Pansera. Perde palla Pansera. Aggancia Barrega, non penetra il pallone, esce spazza come lo spazzaneva a Courmayeur, Madonna di Campiglio. E Salt Lake City. Pallone tra le braccia di Galano. Lo scodella in direzione di Romeo. Respinge Borruto. Contende la palla Ida. Lancio verso Romeo. Soprasta in un primo momento, poi rinviene Borruto. Si trattava di Nucera. Va al dribbling, palla in profondità, buona. La Tella. Ancora la Tella. Il suo cross. Intercettato da un difensore. Era una netta, chiara azione da gol, ma la Meletese ancora una volta ha perso il momento giusto, utile per pareggiare. Sta perdendo 1-0, il gol è stato segnato da Diakité dopo forse 50 secondi, un minuto. Ancora la Tella. Quanto pare la Tella funge da punta. Aggancia. Momenti di concitazione, la Meletese sta giocando un buon match ma non riesce a focalizzare, a concretizzare. La gran mole di gioco svolta soprattutto a centrocampo, dove la maggiore esperienza degli ospiti e la freschezza atletica anche dei Mustang meritesi fanno la differenza fino a questo momento, anche se il risultato arride ai colori di casa dell'Audax Ravagnese. Un solo tiro, possiamo dire, degno di questo nome, che però vale i 3 punti fino a questo momento. Ancora Zaccone, entra in area e viene sgambettato e per l'arbitro è rigore. Contro ordine compagni. No,
viene confermato. Il rigorista Bremer in corsa, tiro, rete, era riuscito a intercettare. Il rigorista è Salvatore Pansera. Dunque partita che torna in parità. Dopo 29 minuti nel primo tempo. Dalla nostra postazione non era assolutamente fuori gioco. Abbaglio dell'arbitro. Ci può pure stare. Uno a uno dunque a Longhi Bovetto di Valaniti. Punizione per gli ospiti, per i padroni di casa, pardon. La Meritese spera di trovare tre punti d'oro dentro l'uovo di Pasqua. Si è passati dall'Osanna al Crucifige rispetto al periodo. Aureo, diciamo così, una via crucis piena di stress. Comunque si è sempre alla ricerca della resurrezione dopo una quaresima durata diverse settimane. Spera di poter gridare Maranatà, il Signore è venuto. Insiste in avanti la Meritese, attenzione, perde l'attimo buono per il tiro, si chiudono le maglie. C'è il cross, respinge la difesa, ma insiste ancora la Meritese in avanti. Opportunamente chiude Meduri, uno dei giovani più interessanti delle ultime leve, viene sgambettato senza tanti complimenti Candido. Non potrebbe stare sul pallone. Arbitro permissivo, il regolamento va però, attenzione Zaccone, lascia il compagno che però non sfrutta convenientemente. Nemmeno il calcio d'angolo, 1-1, abbiamo superato la mezz'ora, siamo al 33esimo. Sul campo ci sono i cavalli, anche se non sono certamente Varenne, Ribò o Roquepin, ma ci sono cavalli andalusi, lusitani, arabi.
Gypsy Banner, Vladimir, Quarter Horse, Maremmani, Berberi, Cavalli del Donne, Mustang e Frisoni. Una bella partita, giocata a viso aperto, ambo le parti. Le emozioni, i brividi del suspense non mancano. Nessuna delle due squadre vuole il pareggio, cerca di superarsi in tutti i modi possibili e immaginabili per cambiare, ma non come il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, vincitore del premio letterario del 1959 Feltrinelli Editore. Intervento arbitrale, punizione per i padroni di casa. 34 i minuti, 1-1 il risultato. C'è un lungo lancio in profondità, urlo tarzanino da parte di Manti, che anticipa tutti i compagni e avversari, si possessa della sfera, la cede a Borruto. Il suo lancio, intercettato con la schiena da un compagno. Palla in avanti. Intervento risolutore da parte di un centrocampista che sbroglia la matassa e propone un tema offensivo, interrompe la trama Borruto, uno dei giovani più interessanti. Si gioca alla luce dei fari. Meno male che l'impianto di illuminazione in qualche modo rischiara non proprio tutte le zone del campo, ma comunque la nostra postazione microfonica ci consente di poter seguire. Tiro dalla media distanza, ha tentato la doppietta l'autore del pareggio, Salvatore Panzera. Il suo tiro, un missile dall'aria che passa alto sopra la trasversale, difesa da Galano. Sempre 1-1 dopo 37 minuti nel primo tempo. Le palle buone le ha avute la Tella, però non è riuscito a fare breccia, sia pure con qualche frazione di ritardo. Viene fischiato un fuorigioco a Diakité, l'autore del gol. Meduri muove di qualche passo. Il suo lancio in profondità, ancora verso la Tella, e non riesce a superare il suo diretto avversario, anzi palla in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. 37 minuti e 50, sempre 1-1 a Longhi Bovetto di Valanidi.
qua a Buonaguardia questa volta la difesa viene mandato gamba all'aria, senza tanti complimenti. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato dal direttore di gara, il signor Marco Amodeo di Reggio Calabria, a favore della formazione ospite. Attenzione, un clamoroso fuorigioco. Mi sa tanto che le luci artificiali giochino dei brutti scherzi. Comunque non possiamo né vogliamo avventurarci in giudizi sull'arbitro, che in assenza di dei guardaline fa quel che può. Alcuni interventi sono opinabili, ma cross sotto porta e si sgrana un gol Latella grande quanto una casa. Sarebbe stato il 2-1. Il difensore, nel tentativo di intercettare la sfera, incocciato il corpo, se non la testa, di Latella, è terminato dolorante a terra e l'arbitro convoca il massaggiatore. ...40 minuti nel primo tempo al Longhi Bovetto di Valaniti, agro del comune di Reggio Calabria, nel campionato di seconda categoria, posticipo serale, perché il campo era occupato dalla Reggio Mediterranea, che ha vinto la sua partita nel campionato di eccellenza regionale calabrese. Un colpo di testa da parte di Meduri. Nulla di fatto. Aveva perso pericolosamente palla nella zona proibita, la stessa da cui era partita l'azione del gol iniziale. Si è arrabbiato di brutto mister Tripodi, in sottofondo avete sentito i suoi urli più sonori di quelli di Alfredo Germont, protagonista della Traviata alla Scala di Milano. Attenzione, ha salvato sulla linea di porta. E poi Manti fa la sua parte, andando a negare la gioia del gol, padrone di casa, vicinissimi al vantaggio. Tutto questo dopo 42 minuti e 34 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Sempre 1-1, calcio d'angolo per i padroni di casa, palla che spiove. Si invola Zaccone, velocissimo, salta 3-4 avversari come Birilli, salta un quinto, entra in area, palla sul destro, va al tiro e si sgranocchia un altro gol che ha dell'incredibile. Vanificata la sgroppata, bellissima,
di Zaccone, che in slalom aveva fatto fuori 3-4 avversari saltandoli come birilli. E poi però la sua meravigliosa sgroppata sulla sinistra è stata vanificata dai compagni, che non sono riusciti a deviare da due passi in fondo al sacco. ...43:50 nel primo tempo, sempre 1-1 per i gol di Achité e Salvatore Panzera su calcio di rigore. Spiove un cross, intercetta la difesa. Imposta verso Zaccone, rimessa laterale già battuta, si ripete, attenzione. Il tiro era forte e centrale, ma Manti è riuscito a metterci una pezza. Il lancio verso la zona di centrocampo, dove hanno la meglio i giocatori di casa. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1 per i gol di Diachité e di Salvatore Panzera. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Ora malocchio, c'è un tasso di mangiamento. A porta.